Buonasera a tutti, siamo qui con Peter Brunel al suo nuovo ristorante che si chiama, come lui, Ad Arco di Trento. Ci vuoi raccontare la storia di questo ristorante? Tu sei stato tanto tempo in Toscana e sei tornato, si può dire, a casa, no? Dopo questa esperienza toscana presso la famiglia Ferragamo, dove coordinavo all'interno di 4 hotel, 4 ristoranti, ho scelto di tornare a casa in Trentino per riavvicinarmi un pochettino alla famiglia. Com'è nato quindi questo ristorante? All'interno di questa struttura ho voluto inserire tutti quelli che sono i miei ricordi, no? Ho seguito l'istinto e nello stesso tempo la mia passione all'arte e a quello che è il design e a quello che sono poi le mie passioni di vita. Prima ci hai raccontato, e ti chiederei di raccontarcelo ancora, la storia proprio di come questa cucina è stata concepita, perché c'è dietro qualcosa di poetico. Qui vediamo una cucina d'altri tempi, no? Questa è la cucina del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio. Al centro della cucina troviamo questo blocco, no? Io ovviamente ho voluto reinterpretare in una veste moderna, no? La cucina, quella che si vede, una cucina Gico, super moderna, tutta ad induzione, con questa impronta, no? Di tecnologia rivolta verso il futuro e ovviamente delle performance che vanno a dare dei risultati molto molto più ottimali. Cosa che non può mancare a una cucina per essere completamente efficiente? Una salamandra, quella non può mancare, una brasiera, delle piastre, no? Suddivise tra tutta piastra, tra i top, un wok, a me piace la potenza immediata, il gas non ti permette di avere un controllo, l'induzione sì. Che cosa rende questa cucina particolare e soprattutto come l'hai progettata, se l'hai progettata tu? All'interno di questa cucina partiamo da questo blocco, poi abbiamo quella che è una spianatoia dove si fa la pasta fresca e dove gli ospiti appena entrano in sala possono vederla, e questa che è una dispensa, una dispensa a vista. Ho voluto fare quel pavimento a scacchi come si trova nella cucina del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio, proprio per dare un ambiente più gioioso, più felice. Venendo dalla cucina fisica alla cucina di concetto, la tua cucina come la definiresti in termini di piatti, in termini di stile? La mia cucina è una cucina che sposa la tradizione fuso con l'innovazione. Per me è importante non sprecare nulla e ottimizzare tutto all'interno di quello che è la materia prima. Ho un menù dedicato agli ortaggi, no? Dove la materia prima viene veramente trattata e manipolata per essere riutilizzata al 100%. Nello stesso tempo poi abbiamo piatti che hanno un concetto totalmente diverso, che ricordano le mie esperienze di vita. Ricordo di Lofoten, no? Che di primo impatto è un piatto che fa wow e racconta una storia che viene ripetuta anno dopo anno nelle isole, no, di Lofoten, perciò in Norvegia. E queste sono le cose che mi emozionano e che mi fanno, diciamo così, far vivere dei momenti di gioia durante l'arco della giornata all'interno dell'azienda. Ecco, fra 10 anni Peter Brunel dove sarà? Oggi dico, qui ho messo il mio nome su quello che è l'etichetta di tutto questo, che dire, spero di essere ancora qua. E tornando indietro, che cos'è che ti ha spinto a diventare cuoco? Tutto nasce da accumulare quei soldini che mi servivano per comprare la mia vespetta, il sogno della mia vita. Sono entrato in cucina, mi sono innamorato del fatto di poter far emozionare delle persone manipolando degli ingredienti e sentirsi dire già allora buonissima questa scaloppina al vino bianco, tu sì che la sai fare bene, ecco, ha dato via a poi tutto quello che è il risultato di oggi. Peter Brunel, grazie infinite per questa chiacchierata da Arco di Trento, ristorante gourmet Peter Brunel, a presto. Grazie a voi e buon proseguimento.